A noi, nuovo appuntamento di questa trasmissione, una frase ormai consumata che noi realizziamo qui di la TV di Cava, siamo nel santuario di San Francesco e Sant'Antonio, veniteci a trovare, qualcosa ve lo offriamo, questa, pure questa è una frase consumata, abbiamo una bellissima, eh, tante bottiglie di buone cose, però ve ne diamo un goccino, eh, insomma, giusto per vivere, eh, avere un attimo di comunione, stare insieme. Bene, Franco Monetta. Franco Monetta ci ha chiamati a Pregiatello e per l'ennesima volta siamo andati a Pregiatello, ma guardate cosa abbiamo trovato. Ditelo a noi. È la quarta volta che veniamo qui a Pregiatello. Un bel posto, un posto a meno. Dovrebbe essere uno di quelle località dove uno, ecco, una volta arrivato qui dovrebbe respirare, ma qui si respira aria pura, eh. Però c'è un degrado, un degrado costante, un degrado costituito da chi, voluto da chi? Franco Monetta. Eh... Cioè, chi è che continua a sversare a terra di tutto e di più? Certo non i marziani. No, eh, diciamo, siccome qui sopra non c'è un operatore ecologico, siamo l'unica frazione, che non abbiamo un operatore ecologico. Eh, abbiamo dovuto fare un gabbione perché non abbiamo dove mettere i rifiuti e i cani di notte fanno da padrone, prendono le buste, le aprono e la mattina ci troviamo questo disagio qua e se non siamo noi ogni tanto a prendere una scopa qualcosa, non si può proprio Siamo d'accordo, però mi, faccio, mi chiedo una domanda, io sto venendo da, da San Francesco, sì, Sant'Antonio sì, dove la nostra televisione è la quarta volta, ad esempio quel maglione eh, non è arrivato certamente dal esatto, cielo esatto. i cani vanno a prendere e riportano qua, beh, tutto questo materiale su sta tettoia, questo materiale elettronico certamente non sono stati i cani quella busta di rifiuti sì, sì, sì. è stato uno dei maiali sì, che sono, abita qua quassù, sì, qualche porco che abita quassù, o porca, si dice porca? Sì, sì, sì. Ah, scrofa si dice. Scrofa, allora, sì. allora, noi che vogliamo dire all'amministrazione, ma quindi alla Metelli e a quant'altro, di avere un'attenzione d'accordo? Ma, ecco, quassù chi ci vuole andare a pulire? Certo non ci va l'operatore, No, qua no, senz'altro, non, non, non è competenza dell'operatore. Non, non so se è resistente, un ragazzino capace, un giovanotto, un giovanottello sagace, capace. Ma ci posso andare pure io, però l'importante allora, è che il giorno dopo c'è cioè, non, 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 non si, cioè si lo stesso problema. Non si ripete. Non, si ripete, non si ripete il problema. La prima cosa è chiudere questo foro qua, di come diceva Antonio Siri, che hanno creato un varco apposito. Un varco apposito, sì, sì. Eh. Poi ci sono quei rifiuti a terra da quando hanno giustato la chiesa. Io ho ancora il famoso protocollo dal. 2003 mi sembra. Sotto lì c'è sta che cosa? Non ce l'abbiamo visto, dei no? Tubi, dei dubbi di Ethernet, la allamiando in effetti. Poi qualcuno hanno sversato altri rifiuti sopra e l'hanno coperti. Comunque stanno così, c'è l'amianto sotto. Ecco, signora, che vorrebbe dire lei ad esempio all'assessore al delegato all'ambiente, al vice sindaco Nunzio Senatore? Eh, che si deve pulire, che si deve fare qualcosa, che noi abbiamo i ragazzi giovani, non camminano a piedi. Scendiamo la bellezza di quando? Sette, otto volte al giorno con la macchina, proprio perché abbiamo paura di mandarli. I ragazzi? I ragazzi, sì. sì. Ma un impegno, una maggiore pulizia poi? È eh, Una parola, ci veniamo a pulire sopra. L'abbiamo detto di tutto qua sopra, proprio di tutti, ma non, non viene nessuno più con la macchina. Quindi una sollecitazione dovremmo avere da parte dell'amministrazione, questo sì. è giusto, e dell'assessore dell all'ambiente. Allora. Il senatore mi ha dato tutta la sua disponibilità, devo dire la verità, e il sindaco mi si ha preso il numero e mi fece chiamare subito. Ma dobbiamo vedere perché lui mi disse che è disponibile, come Vogliamo... mi disse all'epoca pure l'assessore Palumbo e siamo così. Promesse tante, poi va, Promesse, vabbè. Però... Tutto, va bene. Vabbè, però dico una volta fatta una pulizia radicale, vengono gli operatori. Questa pulizia radicale da parte dei residenti Franco, viene mantenuta. Volontà, Franco, tu devi sì, pronunciare sì, sì. Eh, la volontà della gente, senz'altro. C'è gente ancora da caffone scostumata. C'è gente ancora che mette i rifiuti davanti alla porta. Cioè come si usa a Napoli, i quartieri spagnoli mettono i rifiuti a terra, poi i cani li prendono e li portano dappertutto. Tre settimane in stato con, con le buste della spazzatura davanti alla porta tre settimane, ieri pomeriggio l'hanno tolto, ma non era una busta, aumentavano giorno per giorno. Eh. Quindi sono persone che risiedono qua. Ecco sì. Allora, sì. va bene che andiamo a bussare l'amministrazione. Fortuna, Fortuna, diciamo, non sono diciamo, residenti. Però non sono, sono stranieri. Sono stranieri. Sono stranieri eh, so, però vivono però in Italia, se non adeguare le nostre leggi. Sì, vivono qua. vivono qua. Allora, caro Assessore Nunzio Senatore. La palla passa a te, visto che giochiamo a ping pong qua tutte mattine, Franco e le signore, questa è una bella, se viene qua su ci sono problemi, belle donne. Facciamo fare una pulizia radicale, ovviamente però... Cioè essere... Un'altra cosa, io ho fatto un'altra richiesta al comune, del canale che sa, se viene più avanti, che è tutto otturato di erba e non passa l'acqua quando piove, si allaga, ho fatto anche le foglie, l'ho mandato al comune, non se ne fregano proprio. Quando ha fatto le foto e quando le ha mandate? L'acqua, aspetta, c'ho qua tutto. L'ho mandato la settimana scorsa, quando ha fatto quel primo acqua. Quindi è sette giorni, sette, fa. Giorni sette giorni fa? Sette sì. eh, giorni fa, è domenica che io sono sceso con la macchina, però era piena d'acqua la strada e il canale è ancora pieno d'erba. Okay. Eccolo qua, adesso Questo andiamo a vedere. Il famoso protocollo, Livio, del 2014, fatto un anno dopo, quindi diciamo 2013, che ci sono quei rifiuti là a terra. Cioè non credo che dal 2014 non è arrivato lo scrivanico di qualcuno. E poi la cosa che non vedo giusto, noi paghiamo i rifiuti, la tassa dei rifiuti come è giusto pagare, perché non viene l'operatore ecologico? Siamo un po' dimenticati qua a Pregiatello. Un po' dimenticati. Sì, hanno sì. messo queste griglie, hai quando siete saliti, si sono otturati, cioè, che senso hanno? Allora, nunzio. <ride> Visto che ieri hai fatto la Maratona, cioè domenica scorsa hai fatto la... La salita a Montefinestra se è ben allenato, vieni anche qua su, vieni a renderti conto a Preciatello come, Preciatello come la situazione. Porta con te Giovanni Mori, il presidente della Medelia, e diamogli una scossa a questa località perché è un bel posto. Um, quella che viene da eh, una chiesa. Cosa cosa eh, si deve pulire perché è piena di erba. È un gradini, un percorso pedonale. Ah, questo, questo percorso pedonale che arriva dietro la chiesa. Va bene, allora, abbiamo detto tante cose, ditelo a noi da Pregiatello con Franco e le signore qui, i residenti, inizialmente non volevano far vedere, io non parlo, io non vedo, brava gente, venite qui a Pregiatello, ma non come ospiti, venite a godervi questo luogo che è veramente a meno. Ditelo a noi, grazie Franco, grazie signore. Effettivamente un operatore ecologico lassù ci deve arrivare. Io mi appello, faccio questo appello a nome di Franco Monetta, delle signore che, che saluto ovviamente, salutiamo tutti quanti. È un posto bellissimo lassù, se portassimo i nostri bambini respireremmo un'aria salubre, molto bella, c'è cioè un panorama meraviglioso. Però ecco, c'è tutta quella spazzatura. Un appello lo faccio ovviamente a Nunzio Senatore e a Giovanni Muoio mandiamo un operatore ogni tanto lassù c'è una famiglia di non non è razzismo per l'amor di Dio chiariamoci bene c'è una famiglia che purtroppo non italiana che non è abituata a vivere nella civiltà e purtroppo fanno quello che non devono fare i pannolini o pannoloni i spocchi di, di cacca dei bambini buttano a terra non sono abituati a vivere come si dovrebbe vivere quindi per una sola famiglia avete visto quello che c'è e non va bene. Poi c'è quella tettoia piena di tutto e di più, quindi ognuno poi fa quello che gli pare e piace. E insomma, Franco Monetta e le signore puliscono loro la strada, però un operatore ogni tanto ci deve arrivare. Eh, c'è quel canale di scolo che va alla serra, quel sentiero, quella stradina, una strada interpoderale che va su alla serra. Quello andrebbe pulito quel canale per raccogliere le acque, altrimenti quella strada diventa veramente un torrentello e non va bene. C'è anche una lamentela sulla chiesa: perché non aprire quella chiesa? Sono delle tele, per, attenzione, delle tele che eh, sono ancora alla Giovanni XXIII. Per l'amor di Dio, che non vadano perse queste tele, che sono smarrite nel senso che eh, il preside Sergio è un testimone oculare. Non è che domani il preside Sergio se ne va in un'altra città e di queste tele non si sa più niente, quindi c'è una serie di cose che vanno sistemate, vanno, che eh, posso dire, eh, se queste tele sono della Chiesa perché non fare tornare in chiesa? Insomma, no? E ogni tanto tagliare un po' d'erba lì non farebbe male, perché poi lì c'è gente, come diceva Franco Monetta, le signore, noi paghiamo le tasse come tutti e quindi per vedere. Giù, a pregiato, davanti alla chiesa, che c'è l'operatore ecologico, la lo, lo spazzatrice che pulisce, e, e quassù siamo figli di NN. No, non siete figli, siete persone meravigliose, siete persone che meritate l'attenzione come tutti quanti. E purtroppo siamo andati anche alla Maddalena, ci ha chiamati Matteo, eh, saluto Ciro, Ciro Pappalardo in modo particolare, ma mamma mia, io non immaginavo, guardate che cosa hanno dovuto vedere i miei occhi stamattina e sta povera gente, saranno una quindicina di famiglie, vivono nello schifo totale. Andiamo a vedere. Ditelo a noi. Ricordate Ciro? Ciro Pappalardo, eccolo qua non parla, non, non può deambulare, è qui in carrozzella da anni Matteo, il fratello, tu sei più piccolo sì, secondo sono secondo io fratello. ci troviamo a Maddalena Maddalena, questa località che eh, dovrebbe dare lustro alla nostra città, invece c'è un degrado assoluto Matteo, noi siamo già stati qua altre volte ma vedo la situazione peggiorata e di non poco. Molto peggiorata, non è che peggiorata è proprio male ma siamo proprio con... nelle condizioni Peggio del Terzo mondo, non viene nessuno a pulire un po' qua sopra, tutti che se ne vanno ci abbandonano tutte le immondizie qua sopra qua, è arrivato il momento che non lo possiamo più, ho mio fratello su una sede a Rodel che sta sempre qua sopra, non penso mai un prevedimento, Sì di Marco Gardi che adesso che sta lui dentro uh, Servalli. Servalli. Fanno tutte queste promesse, non vi preoccupate, tutti prendono casa. Mio fratello sta qua sopra, secondo me non lo so, aspettene che deve morire per avere una casa. Due figli piccolini, immondizie quando ne volete, da vendere, sta qua sopra, se venite, chi lo vuole ce lo diamo un po'. Però adesso è arrivato il momento, animali, mucche di sera che non si dorme, macchine che va, stranieri che vengono a dormire qua sopra. Se, Vogliamo un aiuto, se è possibile, non ce la facciamo più. Volete vedere un po' tutta le qua su? Dopo facciamo vedere tutto quello che volete vedere. Matteo, abbiamo saputo pure, ce lo diceva la signora prima eh, telecamere spente, la signora? Eleonora. Eleonora, sì. ecco, che molti vanno via, cioè hanno avuto le case a Santa Lucia altrove e hanno abbandonato i prefabbricati, però li hanno lasciati dentro addirittura con alimenti, eh, hanno sono mobili, stati tolti Tutti ci sono venuti dentro, immondizie, stanno mobili, bottiglie, tutto. Sono tutti dentro i fabbricati e nessuno pigli un provvedimento per fare qualcosa perché qua non se ne va più, stanno tante malattie, abbiamo ancora l'Iternit che sta scoppiando per terra. Pensiamo che vogliamo. Che, che dobbiamo fare più? Come lo stiamo facendo prima, anche adesso. Però penso che adesso ci stanno un po abbandonando un po' tutti. Penso che è arrivato un momento che qualcuno dal comune deve fare qualcosa, perché noi non ce la facciamo proprio di più, come pure mio fratello, che ci ha toccato una casa da più di dieci anni e sta ancora qua sopra e tutti prendono le case. Vuole essere se queste case come le prendono questi qua che hanno qui? Tutti stanno bene, quelli che sono malati stanno alla Maddalena. Una signora anziana, quante ce ne sono? Aspettano che devono morire per avere un appartamento. Oppure le chiamano, ve volete mettere assieme. Pensa che non è un diritto questo. Uno che deve morire, andavo a ringraziare Dio. Pensavo un diritto di avere un 45 metri, pure 30 metri. Ti fa stare un po' bene. E siamo sempre così qua Matteo, sopra. Mi diceva anche ancora la signora che quando vengono lasciate vuota, questi lasciati vuoti, prefabbricati, gli operai comunali rompono i lavandini, rompono il bidè, rompono tutto i bagni, loro, sì, oh, ma bello, da, bello. da sotto escono topi? Sì, 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 topi, venite un po' di sera o di notte qua sopra, rompono i bagni, rompono le finestre, non ho capito perché il comune fa tutto questo, esce una famiglia, lo devono chiudere normale non ne vedete, sono tutti rotti e poi se venite a vedere dopo facciamo vedere la spazzatura che buttano dentro quando se ne va perché sono aperti il comune non viene più qua sopra questo prima era una macchinetta che pulivano adesso no, in strada puliscono, non ci sono problemi fuori qua per far vedere la metelica, va avanti e indietro ma qua sopra siamo abbandonati, abbandonati allora le immagini che state vedendo, amici a casa facciamo un ultimo appello Matteo facciamo... se è possibile che ci potete un po' aiutare perché non ce la facciamo più perché le votazioni tornano di nuovo fra quattro anni Beh, aiutateci, più di questo non possiamo fare più niente signora Eleonora Tamburrino, io abito qui da diversi anni ho tre figli e sono separata eh, tempo fa ho fatto un invito al sindaco lo voglio ribadire deve venire almeno qua, almeno un'ora deve dedicarsi prettamente a questo ambiente. Se lui è in grado di sopportare come a noi, allora ci darà una mano e capirà. Deve venire, noi lo aspettiamo. Sono anche disposto ad andarlo a prendere. Non è un problema. Però deve venire a verificare lui di persona. Siamo veramente arrabbiati. Io già 4 ho l'appuntamento per essere ricevuta, forse, non lo so. Ma dopo il giorno 4 mi metto davanti e blocco il cancello, io con i miei figli, perché veramente è degenerata questa situazione. È Sindaco, la situazione è veramente disperata, annuncio, eh, sono disperati e sono arrabbiatissimi qua su. Ditelo a noi, grazie signora. Grazie. Avete visto è una cosa incredibile, guardate vengono queste persone alle quali sono state assegnate abitazioni a Santa Lucia pregiata, non lo so hanno lasciato delle cose loro in queste abitazioni non doveva essere liberato da persone e cose cioè non dovevano portare via tutto, non hanno portato via niente o quasi hanno lasciato quello che avete visto e questa spazzatura aumenta c'è un prefabbricato chiuso e questo individuo ha la chiave dove ci sono anche dei residui di alimenti, sono topi, ma topi, ma pantecane che fanno paura. Noi abbiamo visto sgaiattolare, eh? veramente sembrano eh, animali d'altro mondo, si ingrassano. Poi togliete il bagno per ai comunali, io non so chi dà queste disposizioni, ma tappate almeno il foro del bagno, che lo rompiate sarà anche giusto, non lo so. Per far sì che non venga occupato quel prefabbricato, però scusate, mettete del cemento e chiudetelo, o no? Non va bene così, c'è un cane, sono circa tre anni che è chiuso in un recinto, va bene che il proprietario gli porta da mangiare tutti i giorni, ma non può vivere un cane da solo, sono tre anni, ci siamo avvicinati per tentare un minimo di contatto, ci ringhiava in una maniera incredibile. Diventa ovviamente anche lui, si si incattivisce, insomma no, e non va bene. Le mucche che entrano in questo spazio fanno cacca, lasciano sporcizia, non si può campare così, guardate, non, non lo so. Eh, C'è un'altra invece la cui famiglia ha avuto l'assegnazione di appartamento, è arrivato il figlio. Vedremo sfratto in che era fa? E che significa? Quindi Enzo Siani o Carabinieri di Cava dei Tirreni, guardate un po' questa situazione, non è che eh, fate bene, voi eh, i genitori stanno andando via, arrivate il figlio, si è insediato lui. Non va bene, se no questi maledetti prefabbricati non verranno mai rimossi, se io me ne vado arriva mio figlio, mio figlio se ne va, arriva l'altro figlio e che facciamo? Eh, terremotati là non ce ne sta manco mezzo ma quali terremotati? Eh, eh, non va bene, non va bene, non va bene soprattutto il lordume, la sporcizia che c'è, una volta c'è anche una chiesetta, quindi si faceva un po' di comunità, si faceva anche un po' di attività pastorale, ma che? Non si può vivere così, dai dai, guardate, hanno pregato, e avete sentito il sindaco Servalli io spero che gli vada a fare una visitina a queste persone, gli dia degli, si dia delle scadenze insomma a questa gente. Non può morire così, eh, abbiate pazienza, non si può campare così, dai, non va bene, giusto? C'è gente che si va a lavare le macchine con gli idranti fuori dalle abitazioni, sono gli idranti antincendio, no, si va alle macchine, macchine abbandonate, cacchio, polizia locale, fatevi un giro, andate con un carattrezzi, fate la polizia generale, mannaggia il diavolo, operai comunali, vengo pure io a darvi una mano, leviamo tutto, facciamo una polizia generale che restano i prefabbricati, punto e basta, oppure quelli abbandonati, ma una volta aperti, una volta puliti, non c'è bisogno di mettere quelle lamiere, si tolgono le poste, si toglie tutto, ma è pulito a terra, non c'è stato quello schifo, dai, dai, dobbiamo fare qualcosa per questa povera gente, non si può stare così. Non si può stare così al marciapiede adiacente proprio che costeggia la stazione ferroviaria. Ma una povera disgraziata con un carrozzino, una mamma, un pedone, un anziano, come deve passare da quel marciapiede? Vediamo. Ditelo a noi, una costante lamentela di quanti percorrono questo tratto di marciapiede, siamo in corso Principe Amedeo, alla mia sinistra c'è la stazione ferroviaria. Il marciapiede non esiste più, i platani l'hanno invaso, lo vedete? Non hanno sovrastato il, tutto il marciapiede, le auto, furgoni e quant'altro si fermano qui in sosta e i pedoni sono costretti ovviamente dopo per aver percorso la villetta di Corso Principe Amedeo sono costretti a scendere sulla, statale, sulla strada e quindi percorre questo strato con grave responsabilità da parte degli automobilisti e rischio da parte dei pedoni. Cosa bisogna fare? C'è un divieto di fermata proprio all'inizio, qui alle spalle di Vittorio Emanuele, che non viene rispettato da nessuno, quindi è inutile bestemmiare in africano. Purtroppo la condizione è questa, c'è una disattenzione, questo marciapiede ormai è stretto o va allargato il marciapiede e ci vuole una vigilanza per far rispettare il divieto di fermata, manco di sosta. Ditelo a noi. Avete visto? Il marciapiede non esiste più. Poi le macchine, i furgoni, i camion, quello che sia, parcheggiano normalmente. Quando passa la pattuglia locale si fa la fischiatina e pipipi. Pi pi, pi pi, pi pi, 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 dopo un secondo vanno via, dopo un secondo torna tutto come prima e lo vediamo tutti i momenti. Dici, ma che dobbiamo fare? Oh, là ci sta, c'è un bel divieto, divieto di fermata. Visto che non viene rispettato, porca miseria, facciamolo rispettare è Un marciapiede che i platani l'hanno coperto integralmente, avete visto? E cosa allarga il marciapiede in modo che questi furgoni, queste macchine, questi camion, quello che sia, non devono parcheggiare? Io dico, non dico mettiamoci un agente fisso che costa, costa, ma invece di metterlo su Corso Umberto I, che, che motivo c'ha sta pattuglia, su Corso Umberto I a piedata? Tanto, manco tanto viene fatto se biciclette controsenso che salgono da San Francesco dalla farmacia Penza, parliamo bene salgono il borgo Corso Umberto I e vanno verso l'ex Rondinella no? verso la zona nord di Cava c'è cioè chi li ferma, chi non li ferma mamma eh? quante ve ne vorrei dire è meglio che mi me sto zitto no perché mi devo stare zitto? ve le dico le cose ve le dico, mi avete segnalato non solo un addetto ai lavori, eh, ma in tanti, questa recinzione pericolosissima in corso Guglielmo Marconi. Andiamo a vedere in che condizioni, proprio di fronte al bar Il Semaforo. Andiamo. Ditelo a noi, ci troviamo in corso Guglielmo Marconi, proprio di fronte al bar Il Semaforo. Questo condominio, non so se è un giardino privato, ci avete segnalato non solo. Uh, un nome che io conosco bene, che è venuto proprio a casa a portarmi anche le foto, questa recinzione che è tutta rovinata e i pilastrini, mi dice questo signore, sono ammalorati, ammalorati è un tecnico lui, vuol dire recisi, proprio distrutti e questa recinzione prima o poi cadrà. Io credo che il proprietario del fondo di questo giardino, credo che se ne sia accorto perché eh, ha provveduto già a recidere dalla, dal, dal sorgere la, della pianta dell'edera, eh, questa, questa recinzione, questa eh, copertura di edera, appunto per liberare la recinzione e farla rifare. Certamente è pericolosa perché è instabile. Questo ovviamente va detto, io vi ringrazio per la segnalazione, ringrazio soprattutto questo amico che è un tecnico e comprende bene. Purtroppo lui dice io ho i figli che vanno a scuola al, qui, al, sono alla, alla Barzico, e ha visto anche a volte dei ragazzi che muovono questa ringhiera. Sai, ragazzi, sono ragazzi, sono esuberanti e si può creare il problema, perché questo è pesante, eh? questo è ferro pesante. Credo che qualcosa sia stato face sia in atto. Avendo reciso appunto l'edera e qualcosa si farà. Io l'ho divulgato, voi me l'avete detto, io l'ho detto, ditelo a noi. Avete visto, io non conoscevo questo termine, ammalorato, ammalorati, pilastrini ammalorati. Questo ha detto ai lavori mi ha spiegato tecnicamente cosa vuol dire, distrutti, rotti, spaccati. E li avete visti, sono quattro pilastrini che reggono, questi montanti che reggono questa ringhiera e sono ormai distrutti. E questo non va bene, questa ringhiera... Dicevano queste persone che mi hanno fermato: Io poi non te lo piglio, un uomo, un cognome. tanti dicevano: però ve lo dico a voi: voi non facete una nome mio ve lo dico a voi. Siete una massa di codardi, lasciatemi nell'anonimato: codardi, siete codardi, non siete gente che eh, ha gli attributi al posto giusto. Vabbè, i nomi non li faccio, però insomma, spero che un giorno diciate: Sì, sì, fate il mio nome e cognome, giorno e ora in cui ve l'ho detto.' Siccome siete codardi, eh, vabbè, non capisco perché. Vabbè, quella ringhiera deve essere sicuramente stata recisa l'edera che si vuole rimuovere e metterla ex novo. Sicuramente sarà questo il motivo, per. altrimenti non c'era necessità di rimuovere tutta l'etera eh, che copriva eh, questa, questa parte di ringhiera di questo palazzo dove sono tante persone e persone per bene. Nel mentre posizionavano Armando Polacco una mattina, mentre posizionavano quei vasi in metallo che avete visto davanti al Palazzo di Città e alle spalle della, della Vittoria Latano il monumento ai caduti di tutte le guerre proprio questo disse Armando Livio, chi fra un pari mese, se non meno saranno pieni di ruggine e spanderanno ruggine dappertutto andiamo a vedere Ditelo a noi. Armando Polacco che saluto, come voleva si dimostrare, mi ha fatto un messaggio in WhatsApp, ma ormai me l'ho accorto pure io. Quando hanno posizionato queste fioriere, chiamiamole così, questi contenitori metallici, Armando quella mattina ti scrive, vedrai che questo fra massimo 15 giorni, un mese, saranno un accumulo di ruggine e la ruggine scenderà lungo queste mattonelle, queste recinzioni, ma non solo qua Armando, eh, anche dall'altra parte, poi ti faccio vedere uguale. Effettivamente è vero, quindi la ruggine sta colando, non sono stati trattati come andavano trattati questi, questi contenitori e questo è il risultato purtroppo. Sempre soldi spesi e soldi spesi eh, in maniera sbagliata possiamo dire. Ora come si possa riparare io non lo so, questo non siamo. Noi a dover dire come è possibile fare questo, resta il fatto che è uno sconcio eh, perché Perché c'è ruggine che cola dappertutto, ribadiamolo, non solo qui ma anche dall'altra parte, alle spalle, ecco lo state vedendo, alle spalle proprio del, della vittoria Alata, quindi il monumento ai caduti di tutte le guerre. Ormai io l'ho detto, ma non solo tu, me l'hai segnalato, eh. anche qualche amico qui a Palazzo di Città, il quale giustamente dice: che schifo, hanno combinato. Io queste parole non le uso, dico solamente che. Purtroppo quando si fanno degli acquisti bisogna essere oculati e fidarsi di ditte che poi se c'è fare un trattamento, che venga fatto questo trattamento, qui non è stato fatto. Non so altro cosa dire, che devo dire, non lo so, non lo so come si può riparare, ditelo a noi. Avete visto amici a casa questi contenitori che contengono appunto queste... Questi arbusti, insomma, poi diventeranno dell delle micro aiuole, eh, hanno scaricato ruggine. Voi vi ricordate quel, eh, quei contenitori shopper, tipo shopper che furono messi dall'amministrazione Galdi, noi li abbiamo criticati per la ruggine, si spaccano le cerniere, vi ricordate, no? abbiamo fatto una carella, una polemica che non è una polemica, quello è un parlare costruttivo. Eh? La polemica è quando non si raggiunge un fine, uno parla per parlare ma in questo caso noi dicevamo avete messo sti cosi, ci piove, fa tutta sta ruggine poi la nuova amministrazione, ma sicuramente ingannata, proprio presa per inganno questa è una cattiveria, dai tecnici forse comunali o non comunali, io non so chi siano hanno fatto posizionare questi, questo acciaio corten si chiama, roba del genere, che dovrebbe... Dovrebbe nel tempo assumere un colore di ruggine, ma non scaricare ruggine, assumere il colore. Li avete voluti mettere? Io non so chi sia stato, quale assessorato, al verde pubblico, alla manutenzione, non lo so, che uno dovrebbe fare ogni mattina un'analisi, questo a chi compete, chi quello a chi compete, troppe competenze ci sono, quello è il dramma. Troppi dirigenti, chi è il dirigente? È Collazzi, Atanasio, chi cavolo è, non lo sappiamo, maledetto il popolo. Quindi anche i nuovi amministratori si sono fatti gabbare, prendere in giro da questi benedetti tecnici che gli hanno consigliato questi vasi di, di metallo, acciaio, corten. Ecco lo schifo che è arrivato, l'hai visto? Errore su errore. Non sono gli amministratori, se ho fatto un lavoro per 40 anni e non ho nessuna esperienza in questo settore e mi viene il tecnico Pingo Pallino, l'ingegnere, il geometro, l'architetto, chi diavolo sia, e mi dà un suggerimento, io lo piglio in buona fede lo piglio per buono. E avallo quell'acquisto. E invece mi fa fare una figura di, di poco edificante, stavo un'altra parola, con la cittadinanza. E' normale, che l'ha fatto Gravagnolo, quella ha fatto Messina, quella ha fatto Fiorilla, che l'ha fatto Galdi? che caccio c'entrano gli amministratori? Sono sempre i tecnici maledetti a me o a loro che ci combinano questi guai a 360 gradi. O oh no? Che lo faceva tab, Ehi hey, tab, ha fatto Tabr, ha fatto Messina, ha fatto chi, ha fatto chi Scusate il vernacolo, ma mi viene la rabbia su questo. Sono i tecnici ben pagati, ben pagati. Guardate i lavori fatti davanti al bar alla caffetteria Garibaldi. Lavori appena fatti. Mi disse un amministratore di assicurazione per dieci anni: Cacchio c'entra, tu devi strappare le orecchie al direttore dei lavori che chi ha vigilato e si è preso i soldi, il percento per quei lavori. Il codice civile lo conosciamo tutti quanti: i dieci anni, quando un lavoro è fatto male, possiamo attivare il codice e quindi avere un ristoro di questi lavori. O una fattura in danno, quello che sia, non c'è problema, non ci hanno ambaragli amministratori a noi questo. Ma chi ha vigilato, che non ha vigilato. Quindi il tecnico induce in errore l'amministratore. Ubaymente ha fatto tizio, ha fatto caio. Sono i tecnici, sono loro. I primi responsabili e colpevoli. Pure oggi mi ho incalzato. Eh, cerco sempre di stare tranquillo, ma non ci riesco. Franco Monetta, spero che le cose si sistemino su a come Matteo, Ciro, lo voglio salutare ancora, Ciro Palardo, buttato in quella sedia a rotelle che fa una pena, cacca di mucche davanti a lui, adesso la moglie si sarebbe organizzata con un idrante per pulire questa cacca di mucche, perché lì entrano le mucche di notte. Lì mancavano solo le mucche, c'è sporcizia dappertutto. Guardiamo quando vogliamo dare un po' una sanificazione totale, generale a questa località: Maddalena, Pregiatello, tutte le località dove vedo spazzatura. A me viene da vomitare, ma sta povera gente come fa a vivere lassù? Io non lo so. Avranno diritto non diritto a stare in quelle case? Non compete a me, questo non compete a me dirlo. No, infatti ci stanno e sono esseri umani. Non possono vivere in quella sporcizia. Proprietario di quel cane, vedi che cosa devi fare? Quel cane non può stare da solo là. Non è possibile che debba stare lì. Non è possibile. Vuotiamo questi containers di quella monnezza che c'è, che fa vergogna. Vengo pure io ad aiutarvi. Vengo io, Vittorio Emanuele, Lino Ferrara, padre di domenica, pomeriggio, vengo io, tutti gli amici, raduno un gruppo di amici, vi veniamo ad aiutare a togliere tutto. Almeno si votano e non c'è monnezza. Ste pandecane, sti zoccoli, come li chiamate voi in volgare? Non è giusto che camminano sopra i tetti o sotto o dappertutto intorno a questa povera gente. Va bene? Ditelo a noi alla prossima. Amate la sta città, non fate i soli, solamente i comodi vostri. Ciao.